Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale che ancora una volta si apre con la cronaca. Un uomo di 28 anni di nazionalità russa è stato arrestato dai carabinieri qualche notte fa dopo aver messo a segno un furto con un complice che è ancora ricercato in un noto ristorante di Castelletto Ticino che si trova sulla strada del Sempione. L'uomo avrebbe portato via 6 palmari e quasi 350 euro incasso dell'attività del locale. I carabinieri hanno fermato l'individuo attorno alle 2 di notte mentre camminava a piedi per la statale. Il perquisito è stato trovato in possesso della refurtiva. La refurtiva è stata restituita mentre proseguono le indagini per identificare il complice. Ed ora cambiamo argomento e parliamo della campagna di sensibilizzazione ASSA, l'azienda dei servizi speciali di Novara contro l'abbandono dei rifiuti. Siamo ritrovati per fare il punto della situazione, per lanciare la campagna contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti e per presentare quella che è stata un'iniziativa che ha visto coinvolta, oltre al Comune, ASSA, 3 associazioni presenti sul territorio che collaborano col Comune, vale a dire Lega Ambiente Il Pioppo, Novara Green e Plastic Free, dove è stata fatta un'azione di raccolta dei mozziconi. Purtroppo sono stati, dico purtroppo perché comunque sono stati raccolti 10 kg, è importante fare tutto ciò che è possibile mettere in campo per andare a sensibilizzare la gente e per andare a contrastare quello che è il discorso dell'abbandono dei rifiuti. Abbandono dei rifiuti che in alcune vie è purtroppo un fenomeno annoso e presente, che andremo a contrastare con l'installazione di videocamere. ASSA interviene tempestivamente, ma soprattutto la gente deve sapere che se c'è un divano, un frigorifero, comunque un rifiuto ingombrante, può chiamare il numero di ASSA e il ritiro viene effettuato. Ed ora parliamo dell'associazione AIL, che a Novara ha inaugurato nei giorni scorsi una nuova casa per accogliere i malati di leucemia e i loro parenti. Sono Gaetano Biallo, il direttore generale di AIL Nazionale. Oggi siamo qui a Novara perché per l'inaugurazione di questa casa, nuova casa AIL. È uno dei servizi che noi mettiamo a disposizione dei nostri malati e dei, in generale dei pazienti e dei familiari. Andiamo orgogliosi di quello che facciamo perché oltre al supporto alla ricerca scientifica supportiamo il malato e i suoi familiari nel corso della di una malattia, che generalmente è una malattia lunga, con tutta una serie di servizi tra cui l'assistenza domiciliare e il trasporto solidale, ma alle case AIL siamo particolarmente affezionati perché danno l'idea del calore e dell'assistenza e della vicinanza in un momento particolarmente difficile. Oggi ringraziamo la Presidente Barbieri per quello che ha fatto e quindi riteniamo che sia un grande valore per la città e per tutta l'ematologia di Novara. La città di Vercelli è destinata a diventare un importante polo di cultura e di istruzione. All'interno della caserma Garrone sorgerà una nuova cittadella scolastica che sarà praticamente unita all'università, ma sentiamo. C'è molta attesa nel vercellese per un nuovo polo scolastico che dovrebbe trovare sede nella ex caserma Garrone. Siamo nell'anno della svolta. Il 2023, il 15 dicembre, abbiamo depositato finalmente il progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni, uscito dalla conferenza dei servizi fatta proprio in Comune di Vercelli con tutti gli enti, soprintendenza, ARPA, ASL e tutti i vigili del fuoco e tutti coloro che dovevano esprimersi, e il progetto esecutivo è stato licenziato e consegnato al Ministero dell'Istruzione e all'INAIL. È un progetto che nella sua totalità ha un costo di 20 milioni di euro, dove quindi molto grosso, la copertura finanziaria di 17 e ne mancano 3. Pochissimo. Abbiamo chiesto al Ministero appunto a fine anno questa copertura. I dirigenti d'incontro con gli uffici appunto ministeriali a Roma ci hanno detto che appunto visto la cantierabilità del progetto sono assolutamente disponibili, quindi contiamo nel mese di gennaio, questo mese, al massimo prossimo, di avere questo nulla osta che ci permetterebbe così con INAIL di appaltare i lavori già
nel primo semestre del 2024 e poi vedere la partenza finalmente di questo cantiere, che sarà un gioiello per il mondo della formazione scolastica dei nostri ragazzi, ma anche una riqualificazione urbana del centro storico di Vercelli importante. Per la città un polo culturale, perché insieme all'università, che sta diventando sempre più un punto di riferimento importante, sarebbe veramente una svolta, come ha detto lei prima. Un campus innovativo scolastico straordinario, che sarà proprio il collegamento anche con l'università. Io ricordo sempre che la provincia di Vercelli ha questo vanto di attrarre molti più studenti nelle nostre scuole superiori rispetto ai residenti. Quindi vuol dire che abbiamo un'ottima offerta formativa e delle scuole di assoluto livello. Ed ora andiamo a Borgosesia, dove nell'ex ospedale stanno per partire i lavori di costruzione di un nuovo centro cottura. Dovranno essere terminati entro il 30 giugno 2024 i lavori di realizzazione del centro cottura della città di Borgosesia, che troverà spazio proprio là, nel pronto soccorso del vecchio ospedale. Una superficie di 227 metri quadrati sarà adibita a questo uso. I lavori saranno realizzati dalla ditta BMR SR Le Costruzioni e Impianti di Veggiano, in provincia di Padova. L'importo di aggiudicazione dei lavori di 344.131 euro più IVA. Il centro cottura si estenderà su una superficie di 227 metri quadri suddivisi in vari locali e viene realizzato sulla base di un progetto ad hoc per spazi dedicati alle preparazioni alimentari, che pone attenzione alla logica dei flussi rispettando il criterio della marcia avanti. Il prodotto, evitando contaminazioni, attraversa le diverse fasi di lavorazione senza mai tornare ad uno dei punti precedenti, fino al confezionamento e alla distribuzione. Il centro cottura verrà poi dato in gestione, sulla base di un capitolato d'appalto, alla società che erogherà il servizio mensa alle scuole cittadine, dalla primaria fino all'infanzia. Con l'avvio di questo cantiere, ha detto il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio, si concretizza uno dei pilastri del nostro programma elettorale. L'obiettivo è anche quello di ampliare nel tempo la quantità di cibi preparati, magari riuscendo ad offrire un servizio mensa anche ad altre categorie di cittadini. Torniamo a Novara, dove è in programma un open day vaccinale. Lunedì 29 gennaio, presso l'azienda ospedaliera universitaria di Novara, si svolgerà un open day vaccinale contro il SARS-CoV-2 COVID-19. L'evento è aperto a tutti i cittadini, compreso il personale sanitario, gli studenti, i borsisti, il personale delle ditte esterne, e avrà luogo presso il poliambulatorio della sede centrale, la stanza 20, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.30. L'ingresso è libero, non è prevista alcuna prenotazione e la vaccinazione potrà essere effettuata a patto che il paziente sia guarito dal Covid da almeno 90 giorni. I non residenti in Regione Piemonte dovranno portare la documentazione delle pregresse vaccinazioni non Green Pass per procedere alla regolarizzazione del loro stato vaccinale. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a vaccino.covid@maggioreosp.novara.it. Ed ora il carnevale, il re Biscottino e la regina Cunetta di Novara, ospiti d'eccezione a Savona. Il re Biscottino mi fa venire molta fame, parecchia fame. Loro vengono proprio da Novara. Questa è una bella giornata con tanti colori, gruppi storici che vengono da fuori, dobbiamo ringraziarvi, ringraziare voi. Grazie, tutti gli altri, per aver reso la nostra piazza ancora più gioiosa, festosa, colorata, e di testimonianze di tante città diverse. Questo è sempre prezioso ed è una giornata bella, si apre un momento dell'anno gioioso e si apre nel migliore dei modi, direi. Allora ringraziamo veramente di cuore il sindaco, che ha detto delle bellissime parole per noi e per tutte le maschere italiane, quindi lo ringraziamo davvero di cuore. Oggi ci siamo uniti, abbiamo unito le forze, siamo qua con i Brighella, con il nostro grande amico Stefano. È stato bello perché abbiamo condiviso il pullman, abbiamo condiviso questo momento di allegria, di folklore, di canti. Una bellissima giornata trascorsa insieme. Grazie Stefano. Non potevamo mancare una giornata, certo, così bella, certo. Come potevamo dire di no?
abbiamo unito le forze, abbiamo unito il pullman, abbiamo unito i cori anche sul pullman per venire qua, già eravamo carichi per far festa. Pronti. E la Maschera Brighella insieme al suo gruppo folcloristico da tantissimo tempo, ormai non so più neanche dire quando. Sì, ci conosciamo da una vita, e andiamo in lungo e largo per l'Italia e lo facciamo volentieri e in divertimento e in felicità e portiamo allegria dappertutto, quindi continuiamo a farlo, non mettiamo mica adesso. Brighella, Maschera di Bergamo, e Giusi e il nostro Re Biscottino, il nostro motto è essere sempre felici e portare quell'allegria che abbiamo dentro di noi alla gente e poi accogliere gli applausi, accogliere un po' il sostegno della gente per poter continuare a fare questo per prossimi mille anni. Ma noi ti aspettiamo a Novara, A Novara l'11 di febbraio noi saremo sicuramente a Novara. Musicista. Cosa dire? Una bella giornata in compagnia con Stefano, il grande Brighella di Bergamo, è stata una giornata fantastica, ci siamo divertiti tanto, abbiamo trovato tante maschere provenienti un po' da tutta Italia e come al solito tanta allegria. Lo sport al via il 27 e 28 gennaio a Novara i campionati italiani indoor di paraarcheri. L'ultimo fine settimana di gennaio al Pala Igor di Novara si disputerà il primo evento federale FITARCO della stagione 2024. Sulla linea di tiro allestita dalla SD Arcieri Cameri si sfideranno per contendersi tricolore di classe e assoluti i migliori arcieri paralimpici azzurri. Il campionato conterà sulla linea di tiro circa 100 partecipanti e tra questi le classi giovanili e gli azzurri già impegnati nella preparazione per la gara di qualificazione di marzo a Dubai e per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. È un evento federale ovviamente di interesse nazionale, essendo un campionato italiano che coinvolge tutti i rappresentanti dell'arcieristica nazionale para, compreso tutti i componenti della nazionale italiana para. È un evento importante anche perché dai risultati dipende la qualificazione della nostra nazionale ai mondiali ed è un evento sostanzialmente che è a corollario per la nostra associazione di 4 anni di collaborazione con il Comune di Novara che ci ha dato la possibilità di utilizzare il Pala Igor che sinceramente è uno dei palas più belli per un tipo di manifestazione come la nostra. L'evento è in primis gestito dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, noi siamo la società a cui è stata affidata l'organizzazione dell'evento, quindi l'individuazione della location, l'allestimento del campo di gara e tutti i servizi e le attività accessorie alla manifestazione. Sul versante agonistico sarà un appuntamento imperdibile visto che saranno in gara gli atleti della Nazionale Paraarcieri che nel 2023 hanno ottenuto ben 7 pass per i Giochi Paralimpici di Parigi e che a partire dal mese di marzo saranno impegnati in ambito internazionale per cercare di rimpinguare il gruppo che prenderà parte dal 28 agosto all'8 settembre alle sfide che si disputeranno all'Esplanade des Invalides. Le categorie in gara sono ricurvo open, compound open, non vedenti e ipovedenti. Ed ora torniamo a parlare del convegno intitolato L'etica e i valori dello sport, organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale. È un convegno che, come ovviamente sono stati fatti in altre occasioni, ha l'intento e la finalità di sensibilizzare i ragazzi che sono qua presenti, i ragazzi delle scuole, sul tema dell'importanza di fare pratica sportiva, che è importante sotto due profili perlomeno, ovviamente da un punto di vista sanitario, perché ovviamente chi fa sport ovviamente ha dei benefici indubbi da questo punto di vista, ma anche e soprattutto sulla, diciamo così, formazione del carattere dei giovani, perché lo sport ti dà delle regole, ti dà dei principi, ti dà dei valori e questo ti consente di arricchirti da un punto di vista personale per poter affrontare le sfide della vita in maniera migliore. Ecco quindi che la sensibilizzazione su questo tema è quanto mai sempre necessaria e oggi qua all'Università del Piemonte Orientale, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per la nostra comunità e per il nostro territorio, vogliamo lanciare questo messaggio. Sono argomenti che ragionano su una cosa importante, che è l'etica all'interno dello sport. La Polizia di Stato in tanti anni ha sempre cercato di contattare
i ragazzi, mi ricordo addirittura che quando ero a Bergamo facevamo le lezioni di legalità all'interno degli spogliatoi, perché i ragazzi devono imparare che lo sport è disciplina e è rispetto per gli altri, e quindi è davvero una grande palestra dove i ragazzi possono crescere nella comprensione di quelli che sono poi i loro doveri, oltre che dei loro diritti, però è un momento importante di riflessione. Ecco, io sono sempre per questa comunione di intenti e trovo che questa sia davvero un momento importante. Ci siamo per solidarietà, ma per attestare che abbiamo fatto anche molto lavoro in questa direzione nei confronti dei giovani. Terza vittoria consecutiva per l'Azzurro Hockey Novara, che in trasferta ha battuto il Seregno. Non posso che essere contento, 3 partite, 3 vittorie, insomma meglio di così non poteva iniziare. Contento di stasera, una prestazione ottima direi dei ragazzi, sapevamo che era veramente dura qua a Seregno, in particolare tenevamo un attimo i primi 10-15 minuti di partita dove sapevamo che spingevano tantissimo, in realtà l'abbiamo contenuto abbastanza bene, ma è stata dura tutta la partita perché non hanno mollato, hanno giocato a sprazzi molto chiusi, a sprazzi molto aperti, venivano a pressare, quindi però i ragazzi devo dire hanno fatto una partita decisamente equilibrata, intelligente, non posso che fargli complimenti. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.